Palazzo Buonaccorsi ospita una mini-miglia antologica di Bruno Ceccobelli, organizzata dall'Associazione Culturale Rose C'est la Vie. Ceccobelli vive e lavora a Todi, in un torrione del 1100. Allievo di Toti Scialoia, dell'Accademia di Belle Arti di Roma, è un esponente della nuova scuola romana del quartiere San Lorenzo. Dal concettuale giunge a un'astrazione pittorica, approdando al simbolismo spirituale. Si definisce teosofo, buon conoscitore delle culture arcaiche e delle filosofie moderne. Questa esposizione maceratese ha lasciato inizialmente perplessi i visitatori, disturbati dal buio nelle sale che impediva loro di avere subito una visione chiara e globale delle opere esposte. Poi, grazie all'introduzione di Massimo Denardo, le persone sono entrate nell'essenza dell'installazione. Le opere interagiscono con il luogo, come d'altra parte è spiegato dal titolo della mostra, le mutazioni dentro e fuori dall'opera. Il dentro e il fuori definiscono gli spazi dove il dentro è l'opera e il fuori è lo spazio espositivo. Ciò che unisce e separa i due elementi è il buio. Le 25 opere sono fiocamente illuminate e per scoprire ciò che il buio nasconde, le persone sono costrette ad avvicinarsi alle piccole opere. Occorre superare il buio dell'ignoranza per arrivare a vedere la verità. Occorre indagare i particolari per avere una visione globale dell'insieme. Quindi il buio come punto di partenza, so di non sapere. Chi vuole aumentare la sua conoscenza cerca l'opera, la indaga, ne tocca la materialità superficiale, ne scopre i segni simbolici, approfondisce i significati. Il buio si squarcia, la facoltà del pensare aiuta a crescere. L'artista ora è tale. Definisce la nostra epoca. Il non pensiero ora è rappresentato.